Siamo giunti così nel cuore della lettera, al centro di questo testo così difficile che vedo continuate a seguire con attenzione nonostante la fatica che esso comporta. E quest'oggi, entrando nel cuore della lettera, dopo aver lasciato alle spalle i primi due grandi movimenti di questo scritto, cioè i primi due capitoli, con la proclamazione della superiorità di Cristo rispetto agli angeli, e i capitoli 3-4, la definizione di Cristo sommo sacerdote, pistos e eleemon, cioè fedele e misericordioso, entriamo nella definizione centrale della figura del Cristo, peraltro già anticipata. Abbiamo l'annunzio tematico che già conosciamo, che abbiamo letto in conclusione della precedente lettura. In 5-10 ci si ricorda che Cristo è stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec, e questo tema, questo annuncio tematico, risuonerà ancora in finale di introduzione, di premessa a questo corpo centrale, e precisamente in 6:20, dove si dichiara che Cristo è divenuto sommo sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. Ecco, questo è dunque il tema. Questo tema naturalmente viene sviluppato in una maniera molto articolata e complessa che cercheremo di vedere. Quest'oggi la parte che ci attende di essere perlustrata è quella che va dal capitolo 5, versetti 11, fino al capitolo 10, versetti 39, il che vuol dire un blocco di capitoli consistenti che occupano, come potete ben vedere anche dal punto di vista spaziale, il centro della lettera, il cuore della lettera. Cominciamo innanzitutto con la grande premessa. Prima di affrontare il suo discorso centrale, l'autore fa una specie di intermezzo di riflessione. Questo intermezzo di riflessione è anche la premessa al suo discorso, e lo fa dialogando quasi idealmente coi lettori uditori. Dico lettori anche perché sappiamo, da quel famoso biglietto finale a cui ho fatto riferimento nella prima nostra lettura del testo, che la grande omelia della lettera agli ebrei era destinata certamente ad essere divulgata, e allora passava dal parlato della prima dichiarazione, passava al testo scritto, cristallizzata nelle righe di una pergamena o di un papiro che veniva inviato alle comunità, ad altre comunità diverse rispetto alle prime, nelle quali era stata annunciata questa lunga parola di esortazione. Ricordate la definizione che quel biglietto piccolo finale del capitolo 13 dava della composizione solenne, il logos tes paracleseos, cioè una parola di esortazione, un'omelia di conforto e di sostegno per la comunità credente. Ecco, dicevo che dialoga coi suoi uditori, lettori, e lo fa con le tecniche retoriche tipiche del predicatore, il quale cerca in qualche modo di coinvolgere il pubblico. Cerca di stabilire una rete sottile di relazioni, e lo fa naturalmente, sapete che la tecnica oratoria comporta non soltanto il dosaggio vocale, non comporta soltanto anche una serie di movimenti che sono di tipo retorico, di tipo oratorio, che in passato costituivano uno dei grandi esercizi tipici della cosiddetta eloquenza sacra e che oggi sono stati azzerati dalla comunicazione televisiva, che è molto più diretta e immediata, la quale però stabilisce, getta sull'uditorio un altro tipo di rete d'ascolto, una rete sicuramente molto più abile e molto più cogente di quella dell'eloquenza di un tempo, ma sicuramente molto più fredda, molto meno calorosa di quella del passato. Sentirete che questa invece è calorosa, quella che c'è nei versetti 11-14, è un invito che rivolge ai suoi ascoltatori alla maturità, cioè egli è fermamente convinto che essi non sono pronti a seguire un discorso così pesante, così incombente anche e così articolato come il suo, per cui usa un'immagine che peraltro è classica nell'interno dell'oratoria, del modo di porgere una verità
a un pubblico. È un modulo che troviamo sia in Paolo, per esempio, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo terzo, troviamo anche in Pietro, nella prima lettera di Pietro al capitolo secondo. Ed è la comparazione, o se volete, il contrasto, prima di tutto, il contrasto tra la maturità e l'infanzia. E quindi un contrasto che viene tipizzato attraverso un simbolo che è classico, il simbolo del cibo, essendo principio di vita, di alimentazione, diventa anche il simbolo della dottrina. Ricordiamo già nell'Antico Testamento la Sapienza che imbandiva il suo banchetto di pane e di vino accanto al banchetto della stoltezza, della follia. L'uomo è anche ciò che mangia, indubbiamente. Ed ecco allora il contrasto tra il cibo solito e il cibo solido e il latte, che permette di rappresentare la contrapposizione tra l'uomo maturo, che riesce perciò ad accogliere in sé, ad elaborare una dottrina sostanziosa, destinata a uno stomaco adulto, capace ormai di elaborare anche un simile cibo, e dall'altra parte il latte, alimento primario, destinato ancora a infanti. Come vedete, nella tradizione etica classica, questa è anche della dottrina stoica, per esempio, il bambino non ha il valore tipico della teologia evangelica, dove il bambino è il simbolo invece della fede pura. Per Paolo, per Pietro e per l'autore della lettera agli ebrei è il simbolo di immaturità. Ecco, vediamo, facciamo anche un esempio di questa tecnica di coinvolgimento propria dell'autore, il quale, prima di entrare nel discorso centrale, fa questo breve intermezzo. Su questo argomento, dice in 5:11-14, abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare, perché siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre dovreste essere ormai maestri per ragioni di tempo, avete di nuovo bisogno che qualcuno insegni a voi i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di latte è ignaro della dottrina della giustizia, cioè della vera dottrina, perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido, invece, è per adulti, che per la pratica hanno le facoltà esercitate a distinguere il buono dal cattivo. Voi sapete, qui vedete chiaramente una delle due tecniche possibili oratorie. La prima tecnica oratoria è quella di dire al pubblico: voi siete bravissimi, riuscite a comprendere tutto quello che io dico. Perciò sono certo che, offrendovi ora questo ragionamento molto complesso, voi sicuramente lo accoglierete e lo elaborerete quasi in maniera spontanea. È la captatio benevolentiae. E c'è l'altra tecnica, che raggiunge lo stesso scopo, lo scopo dell'attenzione, che invece è quella più dello scotimento dell'uditorio, dicendo: voi dovreste già sapere queste cose e mi stupisco che voi non riusciate a comprendere queste verità che ora vi sto per annunciare. L'autore ha adottato naturalmente la seconda tecnica, un po' più elettrizzante, un po' più coinvolgente, se volete anche più sconvolgente dell'altra. E subito dopo poi comincia la sua premessa in un paragrafo che è francamente difficile ed è in pratica da ascoltare, io non lo leggo, quello che va dal capitolo sesto, versetto 13 fino al versetto 20, che è la parte centrale di questa lunga premessa, è una continua oscillazione, secondo una tecnica che abbiamo già imparato a conoscere nelle precedenti letture, una continua oscillazione tra ciò che precede e ciò che segue. Ciò che precede è evocato attraverso il modulo della esortazione al mettere in pratica. Ciò che segue, invece, è adottato, è presentato secondo il metodo della esposizione, in modo tale che si entri piano piano nel tema centrale. E il tema centrale è detto, come ricordavo, proprio in finale, quando egli ricorda che Gesù è entrato per noi come precursore, essendo divenuto sommo sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. Ed è a questo punto che comincia la grande lezione.
Per seguire questa lezione, che ancora una volta, ripeto, è tutt'altro che facile, vi invito a tener presente, usiamo sempre questa immagine come abbiamo fatto precedentemente, usiamo un'immagine pittorica, vi invito a tener presente come tre tavole, tre quadri, che sono uniti in trittico, perché il ragionamento continua a filare in maniera continua, in maniera sistematica. La prima tavola, che è quella centrale, rappresenta il sacerdozio di Cristo. Cristo è sacerdote e non lo è alla maniera del sacerdozio aaronitico, il sacerdozio levitico. Questa è la prima tavola, la prima tesi, la tesi fondamentale. Secondo momento, il sacerdote di sua natura che cos'è? È mediatore, il pontefice, l'abbiamo ricordato già a più riprese. È colui, come dice l'autore, è il mesites, quello che sta in mezzo, ma come un elemento di congiunzione, meson in greco, in mezzo. E quindi il secondo tema è l'alleanza. Questo sommo sacerdote è sacerdote in una maniera nuova ed è mediatore di un'alleanza nuova. Terzo, che cosa fa il sacerdote per stabilire questa alleanza? Tutti i sacerdoti compiono il sacrificio. Terzo tema sarà quello, terza tavola, quella del sacrificio, del culto, che è un culto nuovo. Per cui la scansione fondamentale, quasi potremmo dire, il leitmotiv dominante è la novità. Per cui io parlo sì di Cristo come sacerdote, ma Cristo è sacerdote in una maniera del tutto diversa dal sacerdote, introducendo perciò veramente il nuovo sacerdozio, il sacerdozio della nuova alleanza, del Nuovo Testamento. Come lo fa il nostro autore, la sua dimostrazione? Come la fa? La conduce secondo le tecniche di un metodo che a noi studiosi è notissimo, ma che non è noto normalmente al lettore moderno, al lettore cristiano moderno, ed è il metodo del Midrash, cioè di quella omiletica particolare giudaica che prende spunto da testi biblici. Abbiamo già avuto occasione di dirlo, il termine Midrash deriva da una radice ebraica, darash, che vuol dire investigare, cercare, che cerca di scavare il testo estraendone significati tante volte piccoli o grandi a piacere, in modo che il testo biblico tante volte dà l'impressione di essere come un caleidoscopio: basta un colpo e tutto il gioco cambia. Abbiamo una nuova immagine, diamo un altro colpo e le immagini ancora mutano in una specie di riverbero ininterrotto cromatico che ti lascia sempre sorpreso, soprattutto se guardi il punto da cui sei partito, che era magari anche del tutto diverso. La sua è un'esegesi per tesi, perciò, secondo il metodo giudaico, che tiene presente quel celebre principio a cui abbiamo già fatto riferimento, che ogni parola della Torah e quindi della Bibbia ha almeno 70 significati diversi, cioè un numero infinito di sfumature e di allusività. La tesi da dimostrare sua comunque chiara: la superiorità del sacerdozio di Cristo la dobbiamo cercare nelle scritture. E come la possiamo trovare? Attraverso questo tipo di esegesi. Uno studioso, un commentatore della lettera agli ebrei, ha scritto giustamente che il confronto che ora vedremo tra Melchisedec e Gesù, e prima avevamo visto l'altra volta il confronto con Abramo, e qui con Abramo c'è ancora il confronto con Abramo, ebbene, il confronto tra Melchisedec, Gesù e Abramo è un confronto che si deve ammirare per la sottigliezza dell'argomentazione pari alla fantasia inventiva. Ecco, c'è da un lato un'estrema acribia, un'estrema finezza ermeneutica, cioè interpretativa, una sottigliezza, però al tempo stesso una sottigliezza che si sfrangia, secondo il nostro modo di ragionare, e diventa un vero e proprio fuoco pirotecnico di argomentazione. E questo dimostra come la teologia cristiana delle origini fosse profondamente affondata ancora nel suo retroterra giudaico, ma applicasse questo retroterra e questo metodo, questa metodologia, la applicasse alle nuove urgenze, cioè le urgenze della cristologia.
E il punto di partenza, naturalmente, è della sua dimostrazione, è un testo biblico. Quale? Questo testo biblico non lo rileggiamo brevemente, è un testo peraltro celeberrimo che si trova nel capitolo 14 del libro della Genesi e i versetti a cui si fa riferimento sono i versetti 18-20 che vengono peraltro citati dall'autore. La storia è famosa. Melchisede, questo re misterioso della città di Salem, che poi verrà identificata con Gerusalemme, e Melchisedec, re di giustizia, è il significato del suo nome, Sede, che era probabilmente il nome del Dio adorato da questa tribù, incontra Abramo, che è reduce da una spedizione punitiva contro i quattro re che avevano inflitto gravi perdite e avevano razziato il suo nipote Lot. Ebbene, l'incontro è un incontro abbastanza sorprendente e misterioso. In realtà gli studiosi sanno che quell'incontro, così come si trova in Genesi 14, è la rappresentazione probabilmente arcaica, il tentativo arcaico di trovare una presenza di Abramo già in Gerusalemme, sulla base forse di un'epopea antica che ricordava l'incontro tra questi due personaggi, Abramo e Melchisedec uno straniero, sovrano di uno stato che era nell'ambito della terra promessa, al quale Abramo pagava la decima, riconoscendone quindi l'autorità, riconoscendone il primato dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, militare. Il racconto però è stato poi del tutto trasfigurato nell'interno della tradizione biblica, fino alla trasfigurazione neotestamentaria che lo farà diventare una pagina eucaristica per la presenza del pane e del vino, che era invece probabilmente l'offerta che questo sovrano faceva al gruppo tribale di Abramo per rifocillarlo. E Abramo in ricambio prometteva la sua dipendenza e la decima. Ma ascoltiamo il testo. Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo. E questo è l'elemento fondamentale per il nostro autore. E benedisse Abram con queste parole: sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Abram gli diede la decima di tutto. Un racconto che ha nell'interno tre elementi che l'autore non perderà di vista, terrà ben stretti. Primo è quello del sacerdozio. Sacerdote del Dio Altissimo, El Elyon, che era tra l'altro il Dio anche di Abramo. Quindi non è solo sacerdote del Dio Tzedek, giustizia, è anche del Dio Altissimo, per eccellenza. Secondo elemento da tenere presente è la benedizione. Vedete che Abramo è benedetto da questo sacerdote, lui, il depositario della benedizione divina, è benedetto da uno straniero. Terzo, la decima. Ecco, a questo punto abbiamo tutti gli elementi per riuscire a vedere la meditazione che fa il nostro autore. Ascoltiamola. In 7:1-10 dovrete individuare questi tre elementi, perché su questi elementi l'autore ricama la sua meditazione. E vedremo che un altro testo biblico ci permetterà di fare un passo in avanti, di fare l'applicazione a Cristo in maniera netta, puntuale. Questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, è colui che andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa. E fin qui abbiamo la citazione del testo biblico. Subito dopo comincia il commento, che miscela tra l'altro una filologia allegorica, simbolica, con notizie di tipo storico-teologico, testuale-teologico. Anzitutto, il suo nome tradotto significa re di giustizia. Inoltre, è anche re di Salem. Salem, Shalem, Shalom. La radice è la stessa, che vuol dire di per sé pienezza, compiutezza, ed è anche la radice che sta alla base del termine shalom, pace, e che in ebraico non indica semplicemente l'assenza di guerra ma la pienezza dell'era messianica, il benessere totale ed assoluto. E allora l'autore dice: è anche re di Salem, il re, cioè re di pace. Come era entrato in scena Melchisedec? All'improvviso, non si diceva niente di lui,
dei suoi antenati, come si usava per tutti gli altri personaggi, compreso lo stesso Avramo. E allora l'autore dice: egli senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, non si danno gli anni, tra parentesi quasi, gli anni dell'esistenza. Fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote in eterno. Qui vedete che abbiamo fatto un passo tipicamente giudaico rispetto al testo che non diceva queste cose. Dice, non è citata la sua nascita, né i suoi antenati, per cui egli non ha una nascita, è qualcosa che la sua origine s'affonda nell'infinito, nell'eterno, e non si parla neppure del quando è cessato il suo sacerdozio. Quindi, l'autore dice molto liberamente, rimane sacerdote per sempre, è una figura avvolta nell'aureola dell'eterno. Considerate pertanto quanto sia grande costui al quale persino Abramo il patriarca diede la decima del suo bottino. Anche quelli tra i figli di Levi che assumono il sacerdozio hanno il mandato di riscuotere secondo la legge la decima dal popolo, cioè dei loro fratelli, benché essi pure discendenti da Abramo. Egli invece, pur non essendo della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che era depositario della promessa. Vedete che si uniscono i due elementi. Prima la decima, dice. Sappiamo, la decima anche i Leviti la prendono da voi, voi ebrei. Ma è chiaro, sono della stessa carne, sono dello stesso popolo. È un sacerdozio che è nel... Qui invece abbiamo la sorpresa che questo sacerdozio prende, pur essendo straniero, prende la decima da parte dei figli della promessa, i quali così dimostrano di essere inferiori, di considerare lui come il vero sacerdote. E anzi, andrà oltre, tra poco sentiremo, in Abramo, nei lombi di Abramo, nella generazione di Abramo, nel seme di Abramo, chi c'è anche? E voi mi risponderete, c'è Isacco, e dopo Isacco chi c'è? C'è Giacobbe, e dopo Giacobbe, i 12 figli di Giacobbe, e tra i 12 figli di Giacobbe chi c'è? Levi. Ebbene, allora in quel momento, in Abramo, anche Levi paga la decima, essendo discendente di Abramo. Per cui anche il nostro sacerdozio attuale venera quel sacerdozio, dando la decima, ma continua, senza dubbio. Secondo tema, quello della benedizione, senza dubbio è l'inferiore che è benedetto dal superiore. E allora a questo punto Abramo è benedetto da uno che è superiore a lui, è detentore di una promessa e di una benedizione ben più alta. Inoltre qui riscuotono le decime uomini mortali nella tribù di Levi, nella prassi giudaica. Là invece le riscuote uno di cui si attesta che vive, non ha padre, non ha madre, non ha nascita, non ha morte. Anzi, sentite il ragionamento che vi ho fatto prima, per così dire, lo stesso Levi, che pur riceve le decime da voi, ha versato la sua decima in Abramo. Egli si trovava infatti ancora nei lombi del suo antenato quando gli venne incontro Melchisedec. Ho detto, è un'esegesi molto fantasiosa, anche per certi aspetti, piegata alla teologia, però il concetto è chiaro. Si vede chiaramente che Abramo, che è il padre della nostra tradizione religiosa, che è per eccellenza il depositario della benedizione, non solo offre la decima, e in lui il sacerdozio che sarebbe derivato da lui, il sacerdozio levitico, offre la decima, riconoscendo la funzione sacerdotale dell'altro, di Melchisedec. Ma per di più riceve la benedizione, attestando che la salvezza viene, è mediata attraverso quel sacerdozio che è quello di Melchisedec. A questo punto, qual è il passo che si deve fare? Spiegato che il sacerdozio di Melchisedec è un sacerdozio straordinario, superiore a quello levitico, attraverso queste esegesi ad hominem, per le finalità che l'autore vuole dimostrare, che cosa ci manca ancora? E ci manca da applicare tutto questo a Cristo. Come posso dire che Abramo è Cristo? Non lo posso dire questo. E allora l'autore, che conosce bene la Bibbia,
ricorre a un salmo che peraltro ha già citato e che noi conosciamo. Ricorre al Salmo 110, al versetto quarto del Salmo 110, che viene citato qui continuamente, dal capitolo settimo in avanti. Ebbene, egli dice, il Salmo 110, che era un salmo regale, probabilmente usato per giustificare, vi ho già detto, il sacerdozio regale, che non era il sacerdozio di Levi, infatti Davide era della famiglia di Giuda, però voleva avere un suo sacerdozio, e allora lo si collegava probabilmente a questo re misterioso di Gerusalemme, affermando un altro diritto sacerdotale distinto, di altro genere, di altra qualità rispetto a quello levitico. Ebbene, quel passo che veniva usato per affermare una specie di sacerdozio regale, Salmo 110, era stato usato dalla tradizione giudaica prima e poi dalla tradizione cristiana come un salmo messianico. Quel re di cui si parlava era ormai il re Messia, non era più il Mashiach, il consacrato sovrano di Giuda, ma era ormai decisamente il Mashiach con la M maiuscola, il Messia per eccellenza, il consacrato supremo. E allora è facile. Il Salmo 110 dice, tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedec. A chi lo dice Dio nel suo oracolo? Lo dice di per sé al re. Ma questo re ormai chi è nella lettura del Salmo? È il Messia. Quindi, per il cristiano, traducete Messia, l'ebraico Messia, Mashiach, in greco, nel cristiano, greco, quindi abbiamo Christos, Cristo. Ecco allora l'applicazione a Cristo. E difatti l'unico e nuovo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, affermato anche dai monaci di Qumran, della comunità del Mar Morto, i quali aspettavano un Messia sacerdote, il nostro autore dice, è incarnato ormai da Gesù Cristo. Infatti dice in 7,14, dice, è noto infatti che il Signore nostro è germogliato da Giuda, e che riferendosi a questa tribù, Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio, perché appunto il sacerdozio era solo della famiglia, della tribù di Levi. Quindi il re davidico era della tribù di Giuda, ora Cristo è della tribù di Giuda, egli è il Messia per eccellenza, a lui si applica il Salmo 110. Il Salmo 110 cosa dice? Tu sei sacerdote secondo l'ordine al modo di Melchisedec. Ed è a questo punto che allora la sua meditazione continua attorno alla figura del sacerdozio di Cristo. È un sacerdozio che ha alcune caratteristiche ben precise. Cerchiamo di vederle. E in pratica siamo sempre in quella tavola centrale, sono i lineamenti del volto del sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, cioè di Cristo. Nuovo sacerdote. Il profilo che io indicherò ha tre lineamenti. Primo, l'alleanza migliore, un'alleanza perfetta, quella che stabilisce questo sacerdote. Secondo, una mediazione eterna che non si estingue con la morte. E terzo, un sacerdozio che offre se stesso. Voi per un momento provate a non guardare più questa figura, ma a guardare le due laterali che non abbiamo ancora dipinto. Ma voi sentite che sono già presenti i lineamenti che svilupperà dopo. L'alleanza perfetta, soprattutto, e secondo, il sacrificio eterno di se stesso. Alleanza migliore, sentitela nel capitolo settimo. Vi voglio leggere, prima cominciamo con una introduzione, poi dopo arriveremo ai temi specifici, a questi tre temi specifici. L'introduzione ve la voglio far ascoltare nei versetti 15-17, sempre del capitolo settimo. È una dichiarazione tematica, è quasi il titolo, l'applicazione di cui abbiamo bisogno, l'applicazione al Salmo 110. Ciò risulta ancor più evidente che Cristo è sacerdote non secondo la linea di Levi, ma di Giuda, dal momento che sorge a somiglianza di Melchisedec un sacerdote differente, che non è diventato tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile.
Gli è resa infatti questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedec. Andiamo avanti, prendiamo il versetto 20 e cominciamo a sentire. Primo tema, primo lineamento, l'alleanza. Ciò, nel Salmo 110 si dice che Dio giura al re messianico, giura che egli è sacerdote. Ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento. Costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote per sempre. È citato ancora il Salmo 110. Per questo Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. Vedete? Dice: i sacerdoti di Levi diventavano tali perché nascevano in quella tribù. Qui invece è Dio stesso che si impegna, come dice il Salmo, a giurare, e giurando in maniera irrevocabile, non si pentirà, tu sei sacerdote per sempre. Il giuramento fa sì che l'alleanza che è stipulata tra Dio e il suo sacerdote è sicuramente un'alleanza perfetta, migliore. Secondo lineamento. Andiamo avanti, leggiamo i versetti 23 e 25. Quelli, i Leviti, sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Egli invece, il nuovo sacerdozio, simile a Melchisedec, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. E voi vedete che presenta la figura del Cristo sacerdote risorto, il quale è sempre vivo per intercedere tra il Padre e gli uomini. Sulla base di che cosa lo dice? Ve lo ricordate, ve l'ho fatto notare prima, su una base di una esegesi rabbinica, dicendo: beh, di Melchisedec non si dice il padre, la madre, quando è nato e quando è morto, per cui è così, sospeso nel limbo dell'Eterno. Sulla base di questo simbolo, dedotto dal testo, l'autore ora parla di Cristo, che è intercessore, mediatore, eterno. Terzo elemento, chi offre? Quale sacrificio offre? Offre se stesso. E qui c'è un'espressione che nella lettera ricorre ininterrottamente ed è fondamentale anche per la teologia cristiana. È la teologia del sacrificio di Cristo. È l'espressione greca ephapax, che vuol dire una volta per tutte, una volta per sempre. I sacrifici antichi si moltiplicavano freneticamente, dovevamo sempre farne uno nuovo. Cristo fa un solo sacrificio, e questo sacrificio, che è eterno, si distende, si ramifica e salva tutto il tempo. Per cui capite che la messa, il sacrificio eucaristico, secondo questa teologia, non sono tanti sacrifici che si moltiplicano. È sempre l'unico sacrificio, il quale, essendo eterno, si moltiplica solo dal punto di vista dell'effetto per noi, perché noi siamo legati al tempo, abbiamo bisogno di vederlo in questo momento, oggi, tra poco, ieri. Ma in realtà è un unico sacrificio, è quell'istante della croce. Questo tema delle fapax, una volta per sempre, ve lo voglio leggere adesso in tutti i versetti. Voi non andate a cercare i versetti, ascoltate soltanto il testo, in modo tale da sentire continuamente come l'autore martella questa unicità del sacrificio di Cristo. Comincia a dirlo subito qui, nei versetti 26-28. E qui è una pagina molto bella questa, molto solenne, oratoria. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori, elevato sopra i cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, e fa, offrendo se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento posteriore alla legge costituisce tale il figlio reso perfetto in eterno.
Ecco, se noi andiamo a cercare nell'interno del resto della lettera, noi troviamo che questo tema è continuamente ribadito. Adesso voi sentitelo quasi come a cascata, come l'autore si ferma stupito di fronte all'unicità assoluta di questo sacrificio, che è veramente il punto di mezzo del tempo, il perno del tempo, il centro attorno al quale ruota tutta l'ondata eterna del tempo e dello spazio. 9:12, Cristo venne come sommo sacerdote, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue. Entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. 9:26, Cristo non deve soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ora invece egli una volta sola è fatta. Nella pienezza dei tempi è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Ancora, 9:28. Così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte, Efapax, allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta alla fine. Ancora, 10:10. Siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, offerta fatta una volta per sempre. Efapax. Voi sentite come l'autore centra proprio tutto il sistema rituale cristiano? Non su tanti sacrifici, non su tante messe moltiplicate. È una sola l'Eucaristia, è uno solo il sacrificio. È sempre quello che, essendo eterno, è in un istante che è al di fuori del tempo e dello spazio. E noi che siamo di qua, nelle coordinate, nell'oceano, nel grembo del tempo e dello spazio, abbiamo bisogno di prendere quell'effetto, ma siamo noi che lo moltiplichiamo. Esso è unico, e non per nulla il sacerdote, quando celebra l'Eucaristia, pronuncia le parole al presente. Questo è il mio corpo e le parole sono le parole di Cristo. E il sangue versato, questo è il sangue versato. Non un sangue o un pane affidato a un corpo, affidato a una memoria remota. L'autore a questo punto ci permette di fare una prima conclusione. Questa prima grande tavola è stata una comparazione sottile. Lo vedrete rileggendo poi con calma questo capitolo, i capitoli 6 e 7, che noi abbiamo fatto passare adesso sia pure brevemente nei loro elementi fondamentali, sacerdozio antico e sacerdozio nuovo, sacerdozio levitico e sacerdozio secondo Melchisedec. Potremmo dire così, in una ideale comparazione, il sacerdozio antico levitico era ereditario per legge. Il sacerdozio di Cristo è invece donato dalla parola di Dio per giuramento. Arriva carismaticamente, non secondo il filo delle genealogie, ma secondo il filo purissimo della parola. Il sacerdozio levitico era terreno e provvisorio. Il sacerdozio di Melchisedec e di Cristo è celeste e definitivo. Il sacerdozio antico offriva una mediazione precaria. Non eravamo mai certi che Dio fosse placato. Il sacerdozio di Cristo ci offre una mediazione perfetta ed efficace. Il sacerdozio antico di Levi aveva bisogno della reiterazione dei sacerdoti perché morivano, reiterazione dei sacrifici per cancellare le colpe che si moltiplicavano. Il sacrificio di Melchisedec di Cristo è un sacrificio unico, perché unico è il sacerdozio, sacerdote, unico è il sacrificio, offrì se stesso. E da ultimo, il sacerdozio antico levitico era affidato a uomini deboli, mortali. Il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec è affidato al figlio di Dio. Passiamo velocemente alla seconda tavola, l'alleanza. E qui c'è un elemento molto interessante. L'alleanza di cui è mediatore Cristo,
sacerdote perfetto, secondo l'ordine di Melchisedec, è un'alleanza definita con un aggettivo, che tante volte noi abbiamo sentito e che purtroppo ci è scivolato via come se fosse un aggettivo scontato. Noi diciamo Nuovo Testamento, Nuovo Sacerdozio, Alleanza Nuova, Nuova Alleanza. Ora, tutto questo in realtà ha un altro significato quando ci si fa carico di andare a scoprire il significato della parola nuovo, Hadash, nell'Antico Testamento. Cantate un cantico nuovo non vuol dire inventare un nuovo inno liturgico che sia migliore dell'innario precedente, un po' stantio, a cui si è abituati. Cantate un cantico nuovo vuol dire cantate un cantico pieno, perfetto, definitivo, quello che Dio gradisce al di sopra di tutti gli altri canti possibili, la lode pura. E allora la nuova alleanza non è un'alleanza soltanto diversa dall'alleanza antica, l'alleanza del Sinai, è invece l'alleanza definitiva, quella che sigilla il rapporto tra Dio e l'uomo. E questa, voi sapete, era stata annunciata da chi? La parola alleanza nuova era stata proprio escogitata da un profeta, Geremia. In un passo diventato giustamente famoso, talmente famoso che Gesù, nell'ultima sera della sua vita, quando celebra quella cena pasquale, sul calice pronuncia, secondo Luca e secondo Paolo, che ricordano quel momento, non secondo gli altri evangelisti, ma secondo Luca e Paolo, Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo undicesimo, Luca nel capitolo ventiduesimo, per la precisione 22-20 e prima Corinzi 11-25, Paolo e Luca ricordano che Gesù ha detto: questo è il sangue della nuova alleanza, non soltanto il sangue dell'alleanza come era avvenuto al Sinai, peraltro vedremo ricordato anche dal nostro autore quando Mosè versò il sangue sull'altare, sangue delle vittime sull'altare, lo asperse sul popolo dicendo: questo è il sangue dell'alleanza. No, il nostro autore ricorre a Geremia 31, al testo di Geremia 31 dove si parla di questa nuova alleanza, cioè di questa alleanza, adesso lo sappiamo, perfetta e definitiva. E la cosa interessante, adesso leggiamo questo brano, la seconda tavola dedicata alla nuova alleanza, abbiamo tra poco, sentirete, lo potrete vedere sulle vostre Bibbie dal corsivo, abbiamo, forse questo non lo sapete, la più lunga citazione dell'Antico Testamento nel Nuovo. L'ha fatta la lettera agli Ebrei citando integralmente un oracolo di Geremia. L'oracolo che si trova in Geremia 31, 31, 34. Ascoltiamo, noi cominciamo nel capitolo 8, al versetto 6. Ora Cristo ha conseguito un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è mediatore, essendo questa fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dio, infatti, biasimando il suo popolo, dice, ecco la citazione di Geremia 31, ecco, vengono giorni, dice il Signore, nei quali io stipulerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza. Anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questa è la tipica formula dell'alleanza, siglata secondo l'Antico Testamento. Questa formula, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Finita la citazione, l'autore dice, dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antiquata la prima.
e ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a sparire. Come vedete, l'autore è quello che afferma proprio una novità radicale di Cristo, più di tutti gli scritti del Nuovo Testamento. È quello che in maniera più decisa indica l'ingresso in scena di Cristo come una svolta sostanziale. E vedete che l'autore ha puntato tanto su questa citazione di Geremia, perché è la possibilità di mostrare che si tratta di un'alleanza non più estrinseca, non più siglata su tavole. Ormai non sono più le tavole di pietra, avete sentito, ma le tavole di carne del cuore umano. Io iscriverò i miei precetti dentro di voi, perché metterò il mio spirito dentro di voi. È la teologia della grazia questa ormai. Dio che agisce nell'interno dell'uomo per farlo a sé fedele. Non ci sarà più bisogno che i sacerdoti continuamente vi dicano: conoscete il Signore, rispettate i suoi comandamenti, perché tutti, dal più piccolo al più grande, spontaneamente osserveranno i comandamenti. Sentite che è proprio ciò che il sacrificio di Cristo e il suo sacerdozio vogliono rappresentare, un sacrificio che nasce dall'interno di una vittima che è la persona stessa del sacerdote, e quindi colui che entra in comunione con questa vittima entra con tutto se stesso e non semplicemente con un'alleanza estrinseca. Passiamo alla terza tavola, e la terza tavola è quella del culto nuovo, del sacrificio. E qui entriamo naturalmente in una pagina, che è quella del capitolo 9 fino al capitolo 10, che per noi è piuttosto faticosa, almeno io dico per quanti non hanno un'abitudine spontanea con la Bibbia. È effettivamente un pezzo erudito, perché l'autore parla del sistema sacrificale di Cristo, il sacrificio che Cristo compie, lo fa, lo descrive usando la tipologia dell'antico sistema sacrificale in contrapposizione. È un confronto tra tutta quella marea di capri, tori, arieti che venivano sacrificati, di tutto quel rituale molto complesso, e dall'altra parte una comparazione con questo sacrificio purissimo, affidato ad un corpo, affidato ad una persona, affidato ad un unico gesto, ricordate. L'autore fa riferimento a Esodo, Levitico, Numeri. Abbiamo, per esempio, in 9.1.10, lo vedrete voi, una descrizione abbastanza fine, con delle introduzioni nuove che vengono dalla tradizione rabbinica, della tenda, dell'arca. Per esempio, scoprirete che cosa c'è nell'interno dell'arca. Se voi conoscete bene le descrizioni, per esempio, c'è nel libro dell'Esodo, Esodo 25.31, 35-40, vi accorgerete che l'autore aggiunge qualcosa. Lo lascio a voi da scoprire questa cosa. Che cosa c'è nell'interno dell'Arca dell'Alleanza? Perché questo? È perché egli riflette tradizioni anche giudaiche posteriori. Ma la cosa che a lui interessa è soprattutto la comparazione con Cristo. La comparazione con questo sacrificio che fa quasi sfaldare, dissolvere tutto quel castello mirabile, rituale, che costituiva la passione dell'ebreo. La tesi proprio, nonostante tutti questi ammiccamenti, queste citazioni, questi riferimenti, vi accorgerete anche voi che la tesi però è sempre nitida, l'autore non perde mai il filo. E la tesi è sempre quella, un culto, un sacrificio del tutto nuovo. E vediamo un po' com'è. Primo, il sacrificio di Cristo purifica e salva in modo pieno. Sentite, guardate come lo dimostra anche in maniera molto chiara. Basta soltanto ascoltare adesso i versetti principali che io vi indicherò. 9, 11, 14. Prima ha descritto la marea, immaginate tutti i fumi di quei sacrifici che salivano dalla spianata del Tempio, che salivano dall'altare degli olocausti. Cristo invece, dice in 9.11.14, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Bellissimo questa rappresentazione del Cristo tenda. Il Verbo si fece carne e pose la sua tenda, dirà anche Giovanni 1.14. Eschenosen pose la sua tenda in mezzo a noi.
cioè non appartenente questa tenda a questa creazione, entrò una volta per sempre, Ephapax, nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi su quelli che sono contaminati, qui l'autore fa riferimento a una prassi rituale, numeri 19, descritta questa della giovenca, sparsi su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente? Sentite, da un lato tutta la retorica, l'oratoria della... è una frase sola questa, monumentale. E al tempo stesso la comparazione. Se voi ritenevate che quel ceneri, quel rituale antico, il rituale anche del Kippur, per esempio col sangue delle vittime, vi purificasse, quanto più questo sangue che è quello siglato dal Dio vivente. Quindi, primo elemento, il sacrificio di Cristo purifica e salva in modo pieno. Secondo, il sacrificio di Cristo costituisce e sigilla la nuova alleanza. Quell'alleanza che è stata descritta prima. Sentiamo qui un riferimento a quel testo che noi conoscevamo già, che abbiamo già citato sia pure per transenna, Esodo 24. Quando eravamo al Sinai, noi tutti idealmente in quel popolo eravamo là con Mosè. Questo autore vuole ricordare quel momento capitale della storia di Israele. Quando Mosè versò quel sangue sull'altare, simbolo di Dio, e lo versò su di noi aspergendoci. In quel momento, tra noi due, tra Adonai, il Signore, e Israele, era fiorita un'alleanza di sangue. Ebbene, lui parte proprio da quell'alleanza per indicare qualcosa che va ben oltre, perché il sangue muta ora. Non è più il sangue di quei capri, quel sangue gorgogliante, raccolto nei catini, dell'aspersione. Sentite, 9, versetti 18-20. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e isopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo. Vedete la variazione. In Esodo 24 è l'altare. L'autore qui invece parla del libro della legge. Ne asperse il libro stesso e tutto il popolo dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. E ecco la comparazione, il contrasto. Era dunque necessario che le figure, quelle che erano soltanto delle immagini, delle realtà celesti, fossero purificate con tali mezzi, ma le realtà celesti dovevano esserlo purificate con sacrifici superiori a questi. Ed ecco, allora entra il nuovo sacrificio. E qui l'autore, ancora una volta, diventa solenne. Tutte le volte che parla di Cristo lo vede proprio incedere come il mediatore ora di questa alleanza nel suo sangue, nel suo sacrificio, con grande solennità. Sembra quasi che egli abbia davanti una grande immagine, un'immagine sacerdotale. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma è entrato nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo,
Ed invece, una volta sola, ora, nella pienezza dei tempi, e fa pax sempre, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Chiarissimo. Quella molteplicità di riti, quel rito che è stato fatto con un sangue che nasceva dalle vittime, che doveva essere asperso, che doveva essere moltiplicato, scompare. C'è un nuovo sangue. Questo sangue è il sangue che sgorga dal costato di Cristo. E l'autore conclude, ed è l'ultimo elemento che voglio ricordarvi, e questa volta non annuncerò il tema successivo, lo annunceremo in apertura la prossima volta, concludo con l'ultima indicazione. Il sacrificio di Cristo è causa e fonte di salvezza definitiva. E l'autore dice questo, abbiamo visto la celebrazione di questo sacrificio come sacrificio definitivo, pieno, perfetto. Abbiamo visto che è un sacrificio che sigilla un'alleanza del tutto nuova. Ora abbiamo un sacrificio che ci dona una vera salvezza, una salvezza definitiva. E lo fa l'autore citando un passo, ed è con questo passo che noi concludiamo, perché è un passo molto curioso dell'Antico Testamento. Come vedete, ancora una volta si rivela vero quello che diceva Gesù, quando rivolgendosi ai suoi interlocutori diceva: voi sbagliate non comprendendo le scritture. Molti leggono solo il Nuovo Testamento e credono che basti. Il Nuovo Testamento non solo non basta teologicamente, perché Dio ha parlato già ai nostri padri, con alleanze diverse, che però puntano verso questa alleanza, e io questa alleanza la capisco solo se ho alle spalle tutta l'antico fiume, l'antico flusso della rivelazione biblica. E allora l'autore fa un riferimento al Salmo 40, ed è molto bello questo riferimento, perché il Salmo 40 è un salmo in questo punto che dice altre cose in verità, però l'autore lo cita secondo la traduzione dei 70. La traduzione dei 70 avevano cambiato un po' il valore di questo salmo. Il salmo in questo punto diceva, in pratica affermava una legge dei profeti: io mi offro a Dio con tutto me stesso e non coi sacrifici materiali, e Dio gradisce molto di più la mia obbedienza. Il testo invece dei 70 dice qualcosa di più e dice che l'orante offre il suo corpo, tutto se stesso, non solo l'obbedienza. E allora l'autore, sentendo parlare di corpo, subito corre all'idea del Cristo, il quale si è presentato su questo altare del mondo e non sull'altare di Sion, offrendo il suo corpo. E allora ascoltiamo questo testo nel capitolo decimo citato dal nostro autore nei versetti 5 e 7 per definire il sacrificio di Cristo. E con queste parole concludiamo. Versetti 5 e 7 del capitolo decimo, citato il Salmo 40. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice, ed è bellissima questa introduzione, l'idea che Cristo si autodefinisce con una parola della Bibbia, entrando nel mondo, ho detto, sulla grande scena del mondo, non solo in Sion. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. E cala il sipario sulla figura di Cristo, sommo sacerdote e vittima.